Allora, siamo qui allo Stadio Olimpico per la partita Lazio-Juventus. La Polisportiva scende in campo con Ernesto Crenese, presidente dell'SS Lazio sezione sci. Buonasera, buonasera Ernesto. Buonasera. Intanto parliamo di questa bella iniziativa. Ottimale, nel senso che devo ringraziare veramente tutti quelli che si sono adoperati, Gabriella Bascelli, Federico Eichberg, la Lazio Calcio che ci mette a disposizione questo spazio. Devo dire che veramente, non mai come oggi, veramente il nostro motto è quello più appropriato. Quindi concordia parveres crescunt, noi siamo una piccola realtà, ma se aiutati tutti insieme possiamo fare qualcosa di grande. Una piccola realtà ma una grande famiglia la Lazio. Discretamente, stiamo crescendo, ogni anno cresciamo sempre di più, abbiamo raggiunto adesso gli 89 atleti, quindi tesserati fisi che fanno gare a livelli diversi, regionali, poi c'è chi arriva anche alle fasi nazionali, addirittura anche internazionali quando ci va bene, e quindi insomma una realtà che cresce, sempre piccola, ma insomma passetto alla volta riusciamo a... L'attività agonistica quando incomincia? L'attività agonistica inizia come aprono gli impianti dalle nostre parti, quindi quasi sempre intorno a Natale o poco dopo. Quando ci sono le stagioni quelle buone si riesce ad iniziare anche prima. Comunque il calendario di solito, quello ufficiale, prevede appunto gare dopo Natale. E certo, noi però non siamo mai fermi, nel senso ci alleniamo anche d'estate, siamo appena reduci dagli allenamenti quest'autunno, due settimane fa a Passo Montecroce, per cui insomma siamo sempre in movimento. La nostra sezione praticamente dove lo pratica il sci qua? Allora, noi siamo presenti sia a Dovindoli, in provincia dell'Aquila, che al Terminillo. Poi siamo anche un po' itineranti, per cui ogni tanto facciamo anche delle puntate a Campo Felice, anche perché Campo Felice è il teatro di molte gare nostre regionali, e quindi poi lì è dove anche i due gruppi, quelli del Terminillo e quelli di Ovindoli, si incontrano. E poi, come detto, sono anche le Alpi, nel senso che d'estate sui ghiacciai e qualche puntata anche d'inverno la facciamo anche su, per le gare o anche solo per gli allenamenti. Uno spot per far avvicinare la gente allo sci? Uno sport alternativo? Uno spot. Quale sport ti mette a contatto con la natura in questa maniera così, proprio da poter vivere tutto il giorno, potersi muovere, vedere panorami sempre diversi e nuovi, devo dire che è affascinante. Poi io sono di parte, venite a provare per credere. Assolutamente perché... sì. E poi Ernesto, per quanto riguarda i social, invece dove li possiamo trovare? Allora, noi siamo presenti su tutte le piattaforme più importanti, quindi su Instagram, su Facebook e anche su Twitter. Alimentiamo sempre Instagram e Facebook, Twitter si alimenta automaticamente da Facebook o da Instagram. E ci trovate sempre come SS Lazio Sci, basta digitare, cercarci sui social in questa maniera e ci trovate. Abbiamo qui qualche atleta? Abbiamo sì, qui con noi Filippo Melchiorre, che è un nostro promettente atleta. Che è anche tra l'altro il ritratto nel volantino che stiamo dando oggi qui, e che è anche la foto che è presente su alcuni quotidiani in questi giorni. Abbiamo fatto una campagna pubblicitaria. Questo è lui che scende, sì. Non male. Come è iniziato con lo sci? Diciamo, quando avevo 6 anni, io già facevo sci di fondo e molti miei amici facevano sci discesa, quindi sono passato a questo sport. Mi ha subito appassionato molto e ho proseguito e diciamo ho cominciato pure a fare le gare. A livello di gare, quali risultati hai ottenuto? Tanto per far conoscerti a chi ci ascolta. Lui comunque è sempre tra i primi posti anche a livello regionale, quindi i campionati regionali si è sempre difeso più bene, è andato anche sul podio qualche volta. Sì. Un giorno promesso, dai. Sì, assolutamente. Con la testa sulle spalle? Sì. Assolutamente. Sì. Qualcuno che si vuole avvicinare allo sci, dice qualcosa, perché un bambino, un ragazzo come te si avvicina allo sci. Per stare a contatto con la natura, divertirsi con i propri amici, provare esperienze nuove e fare uno sport che magari anche nuovo, che divertente, non ha mai provato, sì. Sì, divertente. Alla grande, grazie. Grazie a te.